Sanac continua la sua battaglia con un presidio degli operai davanti allo stabilimento di Massa, in occasione dell'incontro convocato dalla Regione Toscana con commissari straordinari, RSU e organizzazioni sindacali. Siamo, diciamo, in attesa che si venga sciolto il nodo da parte del Ministero per poter partire per la gara. Però è stato anche detto in maniera molto chiara che se oggi questi stabilimenti sono ancora aperti e se si continua comunque a operare e si può ancora avere una prospettiva, è perché si deve intervenire con le casse integrazioni, e quindi questa crisi la stanno pagando prevalentemente i lavoratori. Al grido governi assenti, operai presenti, gli operai Sanac tornano a ripetere che l'unico modo per salvare l'azienda è la nazionalizzazione. Una situazione che è precipitata dal 2021, quando a causa dell'impossibilità di partecipare alle gare, l'azienda ha perso circa il 60% del proprio volume d'affari. Una ferita, quella della Sanac, aperta ormai 8 anni fa e non ancora rimarginata, ma che ad oggi vede forse uno spiraglio. Visto che sono stati riscossi 20 milioni di credito che vantava nei confronti di Ilva di Taranto, ha, diciamo, una nuova prospettiva, un orizzonte temporale più lungo. In questa fase poi si è pensato, visto che appunto stiamo aspettando che il Ministero dica se è possibile fare la vendita, perché è il Ministero che poi ha l'ultima parola di questo bando di gara, se è possibile fare un bando di gara integrale, quindi con i 4 stabilimenti, oppure un bando che preveda la vendita ai singoli stabilimenti, si sta pensando a un cambio di politica, ovvero far sì che ogni singolo stabilimento sia appetibile e sia, diciamo, strutturato sia economicamente che finanziariamente.